Signor Prefetto, grazie Marcantonio. Diamo nuovamente la linea Betlemme per alcuni sviluppi particolarmente interessanti. Non so quello che sta succedendo, Nadine, ma qui mi sembra di vivere un'altra dimensione. All'improvviso, mezzanotte circa, c'è stato un bagliore indescrivibile che ha mandato in tilt la nostra telecamera e, contemporaneamente, una musica dolcissima ha risuonato nell'aria, eseguita da un coro invisibile. Subito dopo abbiamo sentito il vagito del bambino che è nato. Di tutto l'avvenimento siamo riusciti a registrare solo il coro e volentieri ve lo mandiamo in onda. La telecamera non ci raccapezza più nulla, ma ora ascoltate il coro. Il bambino
bambino è stato riposto in una mangiatoia. Gli ho portati latte caldo. Mi ero coperta per riparare dal freddo. Siamo all'università della Rotterdam in Moschino. Finalmente è nato il Salvatore, annunciato dalle scritture. Collegamento per assistere all'evoluzione dei fatti. Grazie Nadine, penso che ne valga davvero la pena. In questo momento scorgo da lontano strani personaggi. Meglio di avvicinarmi per saperne di più. Scusate, chi siete? Cosa fate qui? Siamo tre magi d'Oriente, messi in viaggio seguendo una stella che ci indicava non sarebbe nato un nuovo re. Dunque voi dite che in Giudea sarebbe nato un grande re? Ne siamo sicuri, abbiamo visto i segni nel cielo, la stella ci ha condotto come il tremme e qui troveremo il bambino. Il bambino che abbiamo tanto cercato, il Salvatore tanto atteso, è finalmente venuto sulla terra, è lui che porterà felicità al mondo. Thank you.
particolare. Sembra che ogni cosa sia determinata da una legge superiore che sfugge a tutti noi. Scusa Jasmine, ma com'è possibile che questi pastori abbiano saputo della nascita del bambino? Forse qualcuno della città ha raccontato loro del rifiuto dell'alloggio? Sai, i pettegolezzi. È da escludere, perché costoro da giorni sono rimasti isolati nelle campagne. Non ci resta allora che credere nel racconto del pastorello. È proprio vero, non si finisce mai di stupirsi con questi ebrei. Avevo intrapreso questa telecronaca solo con l'idea di raccontare un piccolo inconveniente logistico. E invece eccomi qui, in un avvenimento che può avere conseguenze imprevedibili sia sul piano religioso che politico. Visto l'evolversi dei fatti, ti lasciamo la linea per continuare la tua telecronaca. Sorprendente, ora sono tutti davanti a questa grotta e si stanno preparando a eseguire un'altra canzone. Tutto il personale, tecnici, ospiti, cameraman.